grande emozione, soprattutto quando sono arrivato e ho visto il tempo, non mi sembrava quasi vero perché ho detto no, è impossibile, ho fatto un tempo così basso. E ero felicissimo e non pensavo sinceramente di fare già questo tempo adesso. Era sicuramente un sogno che avevo, però è stato un po' improvviso, diciamo, quindi sono contentissimo. Poi comunque era un record che durava addirittura dagli storici mondiali di Roma 2009, quindi col costumone gommato, e allora è sicuramente ancora più bello essere riusciti a fare questo risultato. La gara è andata un po' più o meno come me l'aspettavo. Sapevo che Thomas sarebbe passato davanti al dorso perché sembra un po' il mio punto debole nei misti, forse. E quindi sapevo che avrei dovuto soffrire un po' in quella frazione. Però poi negli ultimi giorni stavo molto bene sia a rana che a stile. E quindi ero fiducioso di riuscire a recuperare. E quindi quando mi sono girato a rana, ho cercato di spingere al massimo, di dare tutto quello che avevo per cercare di recuperare. Comunque, in ogni caso, cercare di fare un bel tempo. Poi a stile, comunque, si dà sempre il massimo, essendo l'ultima vasca. E direi che alla fine è andata bene. La gestione è stata molto buona. E sono molto fiducioso, appunto, dopo questo risultato, per l'anno prossimo, perché lascia molto ben sperare. Anche se non me l'aspettavo, comunque so che sto lavorando bene e appunto questo qua sicuramente mi dà ancora più stimoli per l'anno prossimo per cercare di migliorare il più possibile e fare una grande stagione.